Dopo lo stop dovuto alla pandemia, la vita sta ripartendo in tutti i suoi settori, grazie anche agli interventi del governo. Riparte la musica e lo fa anche grazie al bonus cultura, fondamentale per avvicinare i giovani al mercato discografico. Noi di Pop Economy ne abbiamo parlato con Enzo Mazza, presidente della Federazione Industria Musicale Italiana. Il bonus cultura è stato un elemento fondamentale soprattutto per collegare i giovani non solo alla musica più in generale, quindi agli eventi e all'acquisto di dischi, ma proprio per farli avvicinare alla musica legale. Sappiamo che per molto tempo anche la musica è stata scaricata, soprattutto illegalmente. Attraverso il bonus cultura si è collegato una fascia di età importante, che è quella dei diciottenni, all'acquisto di musica, quindi vinili, CD e anche di abbonamenti per lo streaming. Questo ha significato tantissimo per il mercato, tant'è che negli ultimi 3 anni ha recuperato circa 70 milioni di euro in acquisti di musica. Fondamentali anche i ristori arrivati in questi 2 anni, un aiuto anche se piccolo per non essere costretti a chiudere definitivamente. Sì, ci sono stati degli interventi importanti nel corso di questi ultimi 2 anni, soprattutto anche a livello internazionale, è uno dei pochi esempi di interventi che hanno riguardato anche la filiera dell'industria. Sono stati realizzati dei ristori sia per le imprese discografiche, ma anche per gli editori e le società di gestione collettiva, oltre naturalmente agli autori ed artisti. E questo ha sicuramente aiutato, anche se non risolto, i problemi del settore che sono stati soprattutto per il mondo al vivo molto gravi, ha però certamente contribuito a fare un intervento di sostegno. E poi abbiamo visto anche degli interventi di sostegno per esempio per i negozi di dischi, sono stati chiaramente chiusi per molto tempo a causa dei vari lockdown. In questi interventi l'Italia si è posta come un modello internazionale, anche se rimane ancora un nodo da sciogliere. Ma sicuramente gli interventi che sono stati fatti sono in alcuni casi dei veri e propri unicum a livello internazionale, penso quello appunto per le etichette musicali o quello per gli editori. Chiaramente c'è il tema della musica dal vivo, che è un tema molto complesso, è un tema che ha delle economie dietro molto rilevanti, quindi chiaro che anche tutti gli interventi, i ristori e quant'altro non sono in grado di compensare il grave problema dettato al fatto che non si possono realizzare gli eventi nella loro completezza. Che cosa serve dunque per ripartire? Ma intanto per quanto riguarda la musica dal vivo sicuramente una ripartenza al 100%, perché è legata anche ai vari misure di sicurezza che sono oramai possibili per fare degli eventi, e soprattutto considerare il fatto che oggi gli eventi si svolgono non solo nei teatri, dove è stato consentito un'attività al 100%, ma si svolgono anche nei palazzetti, si svolgeranno poi sempre di più in luoghi anche più grandi, e su quello restano ancora delle forti incertezze. Quindi è fondamentale che con l'inizio dell'anno si regolamenti anche questo tipo di attività.
E per il 2022 l'augurio è uno solo. Il 2022 ci auguriamo tutti che sia finalmente la ripartenza di tutto questo settore, sia una ripartenza per gli eventi dal vivo, i grandi eventi dal vivo. Ci sono tantissime professionalità del settore che hanno la necessità di ripartire, gli stessi artisti hanno la necessità di cominciare a tornare sul palco, quindi è fondamentale. Su questo tutto il settore unito sta in qualche maniera sostenendo queste istanze nei confronti anche delle istituzioni, anche qui alla Milano Music Week, che si parlerà sempre di queste problematiche proprio perché le istituzioni finalmente diano una svolta.